Buongiorno carissimi amici parrucchieri, siamo nuovamente qui per un video su YouTube e in questa circostanza vorrei condividere con voi alcune informazioni circa il fatto di trovare il target del salone di parrucchiere, appunto. Cominciamo col dire che questo è un tema annoso che ha suscitato dibattiti tra la letteratura, tra economisti e marketer e addetti ai lavori. Il target del salone di parrucchiere è un concetto, sarò subito tranchant, molto molto superato. Perché? Perché oggi come oggi diventa fondamentale il fatto di conoscere esattamente quelli che sono i pain point del cliente. Cosa intendiamo per pain point? Punti di dolore. E che cosa sono questi punti di dolore? Sono dei bisogni, delle esigenze che il cliente ha e che vuole che siano soddisfatti. Il cliente non è un target, il cliente non è un bersaglio, il cliente è una persona appunto con le sue esigenze, con le sue problematiche e i suoi desideri. Più riusciamo a comprendere questi desideri, meglio riusciremo a ottenere un grado di fidelizzazione più ampio dal cliente e pertanto anche ad aumentare quello che è il business del nostro salone di acconciature. Quindi il concetto nuovo è quello di buyer persona, individuare la buyer persona, cioè la consumatrice ideale, il consumatore ideale che può venire nel nostro salone a fare determinati servizi. Come fare? Partiamo innanzitutto da quella che è un'analisi demografica del cliente, quindi sesso, età, provenienza a livello geografico, sicuramente stato civile. Passiamo poi agli interessi, ok, che sono ad esempio il fatto di prediligere magari la televisione piuttosto che la lettura di libri o di riviste, o persone che amano ad esempio un determinato genere musicale piuttosto che un altro. Quindi poi andiamo a comprendere effettivamente come poter creare un vero e proprio avatar della cliente. Quindi diamo un nome, le diamo un nome, prendiamo proprio carta e penna, la chiamiamo ad esempio Veronica. Veronica, lo scriviamo, età, sesso, stato civile, professione, interessi. E a quel punto incominciamo a farci un'idea se tutto ciò rispecchia quello che è la nostra consumatrice ideale, quello che è la nostra buyer persona. Fatto questo, dobbiamo andare a controllare sul gestionale se è effettivamente così, dobbiamo andare a capire se questo avatar corrisponde con la cliente che ci dà più fatturato, perché anche in questo caso molte volte non è così. Noi immaginiamo una determinata buyer persona, poi in realtà non è quella. Una volta che noi abbiamo capito che si tratta effettivamente di questa buyer persona, possiamo porre in essere tutte le operazioni di marketing volte a andare a catturare la sua attenzione a livello pubblicitario, a livello diciamo di strategie, con delle determinate operazioni, suddividendo questa consumatrice, questa buyer persona dalle altre e appunto effettuando una vera e propria segmentazione della clientela. D'accordo? Per oggi è tutto, io ho avuto grande piacere di condividere queste informazioni con voi. Se avete delle domande, se avete dei dubbi, scrivetemi. Buona giornata.